Se ci fosse una rubrica dal titolo Io l'avevo detto, oggi ci sarebbe di diritto iscritto il consigliere comunale giarrese Giannunzio Musumeci, che 2 anni fa in consiglio comunale presentò un'interrogazione anticipando di fatto la sentenza del Tribunale del Lavoro di ieri. Musumeci chiese allora di dividere la dirigenza della prima area affari generali dal comando della Polizia Municipale. Nel 2014, con un'attività ispettiva, informai l'amministrazione e il segretario comunale di questa incompatibilità del comandante dei vigili urbani sul fatto che non possa ricoprire ruoli dirigenziali. E allora nel 2014 proprio protocollai questo parere dell'ANAC citato nella sentenza del giudice del lavoro, in cui appunto sostanzialmente si dice che chi ricopre il ruolo di comandante dei vigili urbani non può ricoprire altri ruoli all'interno dell'ente, in particolare ruoli in cui si danno autorizzazioni o concessioni. Addirittura protocollai anche un parere del sindacato dei comandanti dei vigili urbani con riferimento in particolare al SUAP, quindi all'ufficio commercio. A questa attività ispettiva non ebbi mai risposta, successivamente fu tolto al comandante dei vigili l'ufficio commercio, quindi il SUAP, ma non la posizione dirigenziale. Oggi questa pronuncia del giudice del lavoro obbliga il comune a togliere la posizione dirigenziale al comandante dei vigili urbani e poi obbliga anche ad altri doveri di legge che non furono rispettati nel conferimento delle posizioni dirigenziali. Quindi faccio riferimento a obblighi di pubblicazione, di comparazione e di motivazione, secondo cui Russo aveva il diritto a partecipare appunto alla comparazione relativamente ai posti in pianta organica disponibili, fatta eccezione di alcuni della terza e della quarta area.